Iniziamo, roll down, posizione retta, espirando, mento verso il petto e articolo la colonna verso il basso, una vertebra alla volta. Tocca le mani a terra, poi piega le ginocchia, mento verso il petto e torna su lentamente. Ne facciamo altri due. Inspiro, espiro, mento verso il petto, braccia pesanti, spalle pesanti. Piano piano scendo, poi tocco le mani a terra, curva della colonna e lentamente risalgo. Inspiro, espiro, roll down, mento verso il petto, piano piano scendo, tocco le mani a terra, piego le ginocchia e lentamente risalgo. Ne facciamo un altro, l'ultimo, espirando, roll down, lentamente. E siamo a 3, 2, 1, torno in posizione retta, da qui inspiro, cresco con le braccia, espirando, piego le ginocchia e scendo. Inspiro, cresco, espiro, curva della colonna e scendo. Ancora su, fuori aria e scendo. Continuo, inspiro, braccia su, espiro, braccia giù. Ancora 5 secondi. Siamo a 3, 2, 1, ora due circonduzioni delle spalle indietro, mani incrociate, petto aperto, scendo frontalmente, piego le ginocchia e risalgo, sciolgo, due circonduzioni, incrocio le dita delle mani e scendo a gambe tese, risalgo, ancora circonduzioni, ancora 3, 2, 1, ok, ora salgo con le braccia, il braccio destro scende, il corpo lo segue, risalgo, scende il braccio sinistro, poi inclinazione laterale, risalgo e continuo, prima scende il braccio, poi il corpo, risalgo e cambio lato, respira, ancora qualche secondo e cambiamo. 3, 2, 1, ok, ora passa a gambe ben divaricate, scendi frontalmente, mani ai piedi, passa in posizione accovacciata, mani unite e alzati in piedi, ancora scendi, posizione preghiera, stendi le gambe e risali, continua, mani ai piedi, scendi, preghiera, stendo le gambe e risalgo, ancora, continua, respira, ancora 10 secondi, 5 secondi, 3, 2, 1, recupera e resta in posizione. Ora braccia aperte, flessione a sinistra, sblocco il braccio destro, sblocco le ginocchia, circonduzione, torno a braccia aperte e cambio, flessione a destra, sblocco il braccio sinistro, sblocco le ginocchia, circonduzione del torace, allinea le braccia e continua, alterna il movimento verso destra e verso sinistra, non andare veloce, il movimento è lento, fluido, ancora, ancora 10 secondi, 5 secondi, ne facciamo un altro, l'ultimo, 3, 2, 1, ok, benissimo, ora scendo frontalmente a piedi uniti, da qui molleggio con le ginocchia senza sollevare i talloni dal tappeto, testa giù, curva della colonna e molleggio, destro, sinistro, destro, sinistro, posso anche chiudere gli occhi, siamo a 10 secondi, 3, 2, 1, fermo il movimento, da qui lentamente porto il piede destro molto indietro, un affondo profondo, ginocchio e collo del piede a terra, inspirando elevo le braccia, espirando mani a terra e torno a piedi uniti, ora l'altra gamba, gamba indietro, prendo aria braccia su, fuori aria mani a terra,
e unisco i piedi. Ancora, gamba indietro, cresco con le braccia, scendo, allineo i piedi, ne facciamo un altro, l'ultimo, gamba indietro, appoggio al ginocchio, cresco con le braccia e scendo. Ok, ora passiamo in posizione a V e iniziamo a molleggiare con le gambe. Posizione a V, gambe tese, solleviamo in modo alternato il tallone destro e sinistro mentre pieghi e distendi le ginocchia. La schiena è ben allungata, le braccia sono tese e le dita delle mani ben divaricate. Ancora 3, 2, 1. Ora passa in quadrupedia, estendo la gamba destra indietro, avvicina il ginocchio al gomito e stendo nuovamente. Il piede della gamba destra è in estensione, schiena dritta e mani ben posizionate sotto le spalle. Estendo indietro e avvicino il ginocchio al gomito. Ancora estendo e avvicino. Continua, ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Ora appoggia l'avambraccio sinistro, avvicina il ginocchio al gomito e stendi nuovamente. Il piede della gamba destra è in estensione. Schiena dritta e movimenti eseguiti molto lentamente. Stendo e avvicino il ginocchio al gomito. Stendo ancora e avvicino. Continua. 3, 2, 1. Ora resto su con il piede steso e piccoli pulse a gamba tesa. Pulse frequenti e piccoli. Sguardo che punta verso il tappeto e gluteo contratto. Resisti ancora 20 secondi. 15 secondi ora, 10 secondi, 3, 2, 1, rilassa e lentamente passa in posizione a V rovesciata, stendendo bene le gambe. La schiena è ben allungata, il petto spinge verso le ginocchia. Possiamo appoggiare i talloni sul tappeto, ma non è fondamentale. Risucchia l'ombelico e respira. Gambe tese. 10 secondi. 3, 2, 1. Piccolo recupero e lavoriamo l'altra gamba. Stessi esercizi dall'altro lato. Ok, estendo la gamba sinistra indietro. Avvicina il ginocchio al gomito. Estendo di nuovo. La schiena è dritta e le mani posizionate sotto le spalle. Il piede della gamba sinistra è in estensione. Continua. Estendo indietro in linea con il corpo e avvicino il ginocchio al gomito. Ancora 10 secondi. 5 secondi ora e siamo a 3, 2, 1. Ora come prima appoggia l'avambraccio a terra, stendi la gamba sinistra in alto e avvicina il ginocchio al gomito. Stendi di nuovo e avvicina ginocchio al gomito. Il piede della gamba sinistra è in estensione, schiena dritta e movimenti lenti. Stendo indietro e avvicino il ginocchio al gomito dello stesso lato. Ancora su e lentamente giù. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Ora resto su con il piede esteso e piccoli pulsi a gamba tesa. Il range di movimento è piccolo. Sguardo che punta verso il basso e gluteo contratto. Mantieni questo pulse ancora 20 secondi. Siamo a 15 secondi ora, resisti. 10 secondi e siamo a 3, 2,
1. Ok, rilassa la gamba e lentamente passa in posizione a V rovesciata. Da qui stendi bene le gambe e piccoli molleggi con le ginocchia. Schiena ben allungata e collo rilassato. Respira. Avvicino e allontano i talloni dal tappeto, prima destro e poi sinistro. Ancora 5 secondi e siamo a 3, 2, 1, recupera. Ora passiamo schiena a terra, punte dei piedi in appoggio e mani dietro la testa. Piano piano ci posizioniamo. Due, uno, da qui sali e avvicina un ginocchio al petto, appoggia la punta e cambia gamba, alterna ginocchio destro e sinistro, i piedi restano sempre in estensione, fuori aria, ginocchio al petto, con la schiena ben aderente a terra prendo aria, ancora, ginocchio al petto e appoggio la punta. Ora l'altra gamba, ginocchio al petto e appoggio la punta. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Ora stendi le braccia e la gamba destra. Sali con il busto, ginocchio destro al petto e torna. Espirando sali. Inspirando torna. Piede destro sempre in estensione. Piede sinistro ben saldo a terra e gamba sinistra piegata. Ancora, sali e torna. Ancora 3, 2, 1, cambia gamba, la sinistra si stende, sali con il ginocchio sinistro e torna. Espirando sali, inspirando torna. Piede sinistro sempre in estensione, la schiena è ben adesa al tappeto, sali e torna. Ancora 10 secondi. 5 secondi ora. 3, 2, 1. Recupera e resta schiena a terra. Accavalla la gamba sinistra sulla destra, mani dietro la testa, espirando sali, torsione verso sinistra e torna. Inspira, espira, torsione e torna. Nella torsione cerco di avvicinare il più possibile il gomito destro al ginocchio sinistro. Sali e torna. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Cambia, ora cavalla la gamba destra sulla sinistra, espirando sali, torsione verso destra e torna, inspira, espira, torsione e torna. Questa volta è il gomito sinistro che si avvicina e se riesci tocca il ginocchio destro. Quindi sali, tocca e torna. Ancora 3, 2, 1. Recupera, passiamo in posizione seduta sul fianco sinistro a gambe piegate. Tre, due, uno, da qui salgo, torsione controllata, il braccio mi segue, torno e mi siedo, bacino su, allineo, torsione, braccio sotto il fianco, allineo e mi siedo. Spalle basse, sempre lontane dalle orecchie. Ancora salgo, torsione, allineo e torno. Ok, ora risali stendendo braccio e gamba destra, tocco gomito ginocchio e stendo di nuovo. Fuori aria nel tocco gomito ginocchio, prendo aria quando allineo braccio e gamba. Braccio sinistro forte e spalla bassa. Tocco e allineo. Ancora. Tocco e allineo. Continua
Ancora 5 secondi, 3, 2, 1, da qui mano dietro la testa, due torsioni e due volte chiudo e apro la gamba. Il piede destro in estensione, quindi doppia torsione controllata e doppio tocco terra con la punta del piede. Vai, torsione 1, 2, tocco terra 1, 2, continua ancora 3, 2, 1, recupera, ora lavoreremo l'altro lato, quindi fianco destro e gambe piegate. Tre, due, uno, da qui salgo, torsione, il braccio mi segue, torno e allineo le braccia e mi siedo, ancora, risalgo, allineo, torsione, braccio sotto il fianco, allineo e mi siedo, vai, su, torsione, torno braccia in linea e appoggio giù, spalle basse, sempre lontane dalle orecchie, 3, 2, 1, ora risali stendendo braccio e gamba sinistra, tocco gomito ginocchio e stendo di nuovo, fuori aria nel tocco gomito ginocchio, prendo aria quando allineo braccio e gamba, braccio destro forte e spalla bassa, continua ancora 10 secondi, respira, 3, 2, 1, da qui mano dietro la testa, due torsioni come prima, 1 e 2, e due volte chiudo e apro con la gamba, 1 e 2, ancora, torsione, 1, 2, tocco la punta del piede a terra, 1 e 2, ancora, torsione 1, torsione 2, tocco, e tocco, ancora 5 secondi, continua e siamo a 3, 2, 1, recupera e passa in posizione supina a gambe piegate. Tre, due, uno, estendo la gamba sinistra, tallone scendo, punta risalgo, scendo e salgo sempre a gamba tesa, schiena ben aderente a terra e addome attivo, movimento dinamico, tallone scendo, punta risalgo, tallone scendo e punta salgo, scendo butto fuori, salgo prendo aria, ancora 10 secondi, e siamo a 3, 2, 1, da qui piede esteso e circonduzione esterne a gamba tesa, quindi scendo, apro e risalgo, lavoriamo solo la gamba sinistra, continua, scendo, apro e risalgo e scendo ancora. Siamo a 10 secondi ora. Ancora 3, 2, 1, ok, recupera, passiamo in appoggio sui gomiti, gambe in flessione, poi stendo in sforbiciata, ancora flessione e cambio sforbiciata, mantieni l'addome attivo, spalle basse, braccia forti, la sforbiciata è lenta e controllata dall'addome, vai, sforbiciata, torno e sforbiciata. Continua, ancora 10 secondi, tre, due, uno, ok, recupera, torna schiena a terra, lavoriamo l'altro lato.
3, 2, 1, estendo la gamba destra, tallone scendo, punta risalgo, tallone scendo e punta salgo, scendo e salgo sempre a gamba tesa, schiena ben aderente a terra e addome attivo, movimento dinamico, scendo butto fuori, salgo prendo aria, continua, ancora 10 secondi e siamo a 5 secondi, 3, 2, 1, da qui piede esteso e circonduzioni esterne a gamba tesa, quindi scendo, apro e risalgo, scendo, apro e risalgo, lavoriamo solo la gamba destra, ancora 20 secondi, scendo, apro e risalgo, siamo a 10 secondi ora, ancora qualche secondo, 3, 2, 1, recupera, ci prepariamo in posizione seduta sui talloni. Quadrupedia, avambraccio destro a terra, gamba sinistra tesa ed effettua degli slanci con un movimento laterale della gamba. Il piede esteso appoggia sul lato destro e sinistro. La schiena è dritta, slancia la gamba senza inarcare la schiena. Il movimento è lento, continua. Ancora 15 secondi. Ancora 10 secondi. Tre, due, uno, passa in quadrupedia e siediti sui talloni. Curva della colonna e posizione cobra. Inarca la schiena e torna, poi in curva e siediti sui talloni. Ancora curva della colonna e posizione cobra. Torna inarcando la schiena, poi incurvandola ti siedi lentamente. Ne facciamo altri due, vai, curva, cobra, inarca, in curva, seduta, ancora. Siamo a 10 secondi ora. 3, 2, 1. Ora quadrupedia, avambraccio sinistro a terra, gamba destra tesa ed effettuo degli slanci con un movimento laterale della gamba. Il piede esteso appoggia sul lato destro e sinistro. La schiena è dritta. Slancia la gamba senza inarcare la schiena. Il movimento è lento. Ancora 15 secondi. Ancora 10 secondi. 3, 2, 1. Ora mi fermo, rilasso e mi siedo lentamente sui talloni. Curva della colonna e posizione cobra. Inarca la schiena e torna. Poi in curva e siediti sui talloni. Ancora curva della colonna e posizione cobra. Torna inarcando la schiena e poi incurvandola ti siedi lentamente. Curva. Cobra. 2, 1, da qui raggiungo la posizione plank, gambe tese e alterno il tocco del tallone destro e sinistro con la punta del piede opposto, quindi a gambe tese tocco un tallone e poi l'altro, mantenendo l'addome attivo. La schiena è dritta e le mani ben piantate a terra. Continua.
siamo a 10 secondi ora e siamo a 5 secondi. 3, 2, 1. Ok, ottimo lavoro! Recuperiamo e lentamente ci alziamo in piedi. Tre, due, uno. Inspiro, cresco con le braccia. Espiro, piego le ginocchia e scendo. Inspiro, cresco. Espiro, curva della colonna e scendo. Ancora su. Fuori aria e scendo. Ancora inspiro. Espiro e scendo. 3, 2, 1. Unisci le gambe e distendi le braccia. Piega le ginocchia in curva la colonna, mantenendo le braccia tese e le dita delle mani intrecciate. Respira e resta in posizione. Mento verso il petto. Tre, due, uno. Ora allarga di più le gambe, piedi a 45 gradi, ginocchia in apertura, mani unite in preghiera e spingi con i gomiti verso le ginocchia. Resta in posizione e respira. Tre, due, uno. Ora porta la gamba destra in avanti, appoggia bene il piede a terra, mano sul ginocchio e mantieni la schiena dritta. Bacino che spinge in avanti, respira nella posizione. Tre, due, uno. Ora lentamente mani a terra, stendi la gamba destra, solleva la punta del piede e incurva la schiena. Respira e mantieni la posizione. Tre, due, uno. Cambiamo lato, porta la gamba sinistra in avanti, piede in appoggio a terra, mano sul ginocchio e mantieni la schiena dritta. Bacino che spinge in avanti, respira. Tre, due, uno. Ora lentamente mani a terra, stendi la gamba destra, solleva la punta del piede e incurva la schiena. Respira e mantieni la posizione. Tre, due, uno. Sciogli la posizione e stendi la gamba sinistra lateralmente. Siediti sul tallone destro e lentamente inizia a salire e scendere con il corpo. Sali prendendo aria e scendi buttando fuori. Quando scendi, rilassa la schiena. Tre, due, uno. Ok, ora cambia gamba, ora la destra aperta lateralmente e di nuovo siediti sul tallone e risali. Sali prendendo aria, scendi buttando fuori. Ancora movimenti lenti. Tre,
2, 1, ok, recupera, passiamo in posizione supina, 3, 2, 1, estendo in alto la gamba sinistra, piede a martello, flessione lenta, estendo di nuovo, estendo la gamba, flessione, avvicino il ginocchio al petto, continua, fuori aria, stendo, prendo aria e fletto. Tre, due, uno, cambiamo lato, ora estendo in alto la gamba destra, flessione lenta ed estendo di nuovo, piede sempre a martello, continua, fuori aria, stendo, prendo aria e fletto. Tre, due, uno, ok, ora sali lentamente in piedi, gambe ampiezza spalle, da qui inspirando braccia su, espirando braccia giù in curva la schiena, ancora in arca e in curva, prendo aria braccia su, fuori aria braccia giù e contraggo i glutei, continua. Ancora prendo aria su, fuori aria giù, ancora 5 secondi, 3, 2, 1, ok, benissimo, e il tuo allenamento è terminato, ci vediamo al prossimo video.